Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte del video tutorial della pulizia della PS4 del canale, comunque che lo metterò in descrizione, Teabetors. Ok, bellissimo canale, passate sotto il suo link, iscrivetevi se non siete iscritti, è molto molto bello, ok? E mi ha inviato la PlayStation perché frizzava quando faceva le live, perché era sporca, ragazzi, e andava pulita. Ok, io oltre a questo adesso rimetterò anche la pasta dissipatrice. Ok, ma messa bene, perché adesso ci facciamo quattro risate. Quando lo apriremo, ragazzi, vedremo la pasta dissipatrice che ha messo la fabbrica. Ok, ci faremo quattro risate, perché se va bene ne hanno messa un po', se non va bene, ecco, proprio, ma è troppo così, ragazzi, quindi. Ok, allora ragazzi, io sto svitando tutte le viti queste, che sono segnate comunque sia, adesso ve le accentuo con il pennarello, però c'è una freccia che indica, eccole qui le viti. Comunque se voi volete stare tranquilli, con un'iposca ve le segnate in questo modo, ok, vedete? Ve le segnate tutte, in modo che, comunque ci sono le viti, ci sono le frecce praticamente, in modo che voi vi ricordiate dove vanno praticamente, ok, qui e qui. Eccole qui, oltre queste due va bene, che sono quelle praticamente, vabbè, ma questo è semplice, che sono quelle del dissipatore. Che poi pure su questo qui ci faremo quattro risate, ok? Perché guardate che cosa hanno messo qui, vabbè, lasciamo stare. Allora, io ho detto ragazzi che per smontare, allora per togliere le viti, basta soltanto il cacciavite, quello che vi danno anche comunque quando aprite cellulari o prendete spaccato praticamente, uno piccolo di questi spaccati, che è quello qua, ok? Perché? Perché altrimenti ci vorrebbe il Torx, ma deve essere forellato al centro, perché ha un altro pezzettino qui di una linguetta di ferro al centro praticamente, ok? Quindi il classico Torx, questo qui, no, perché loro, diciamo che le fabbriche fanno anche un po' apposta per non fartela aprire, però ho capito, tutte le procedure, va bene, però ragazzi, compri cacciaviti, compri oggetti, compri cose, compriamo sempre, tanto noi, boh, non lo so, vabbè. Lasciamo perdere. Allora, il Torx che ho io, vedete, quello classico, adesso lo faccio vedere, non è forellato al centro, quindi non ha nessun buco e quindi non ci va, perché tocca quella lamella in questo modo che è dritta e quindi non scende. Ok. Allora, cosa fate? Usate questo cacciavite in questo modo, ok? Il cacciavite, come vedete, ecco, vedete, si svita. Ok, tranquillamente, se non si svita, che si dovesse rompere, vedete, addirittura è rimasto incastrato. Se si dovesse rompere invece questo qui, quel punterolo che vedete, diciamo come un puntino che vedete di ferro al centro, vediamo se si vede, eccolo qui. Ok, si vede meglio. Se dovesse rompersi, allora in quel caso usate il classico Torx normale, questo qui, che è un T8. Eccolo qui, c'è scritto T8. Ok, voi cosa fate? Mettete qui, girate, eccolo qui. E praticamente questo lo usavano i vecchi Nokia, alcuni Nokia di prima usavano questo e alcune cose. E quindi lo svitate e andremo a svitare tutte le viti. Quindi all'inizio usiamo questo, se poi si rompe il centrale, andremo a usare il Torx meglio ancora. Ok? Ecco, vedete, basta che pigiate un pochettino, eccolo qua, si toglie subito. Quindi ragazzi, non servono cacciaviti particolari, cose particolari, ecco, basta avere una certa dimestichezza. Comunque ragazzi, vi ricordo che dovete avere una certa dimestichezza certo è normale, un minimo per smontarla. Vediamo se qui si è rotto, ho sentito, eh sì, esatto, eccolo qui, che poi se facevano tutte le viti così era anche meglio, però come voi sapete ragazzi, devono sempre complicarsi la vita. Facciamo così, guardate, allora, eccolo qui, mettiamo la palmita, perfetto, eccolo. A posto, ok, adesso attacchiamo la calamita qui. Allora, facciamo così, facciamo lo stesso lavoro qui, ragazzi, ok? Vediamo se, eccola qua, vedete? Eccola qui, e anche questa si è tolta. Ok, adesso rimangono ancora tre, se non erro. Qui mi sa che, ok, mi sa che qui si è tolto al centro. Eccolo qui, vedete? Ecco, così era molto più semplice, vabbè, comunque complicano un pochino le cose. Quindi loro cosa fanno? Mettono questo perno, diciamo, al centro della vite, del Torx, così ci vuole per forza un cacciavite del genere. Eccolo qui, tolto anche questa. Allora, ragazzi, faccio vedere qualche vite, le altre le ho tolte prima, in modo che, eccolo qua, mi sa che qui anche è partito. Eccolo qui, vedete? Perfetto.
Toglieremo anche questo, quindi togliamo per sicurezza questo, così toglieremo l'hard disk. Eccolo qui. Mettiamo questa, mandiamola lì. Ok, perfetto. E l'hard disk è sfilato. In questo caso, ragazzi, l'hard disk è tolto. Lo metteremo da una parte, lo puliremo, lo metteremo da una parte, eccolo qui, in modo che poi verrà rimontato all'ultimo, diciamo, quando è a fine lavoro. Ok, lo appoggerò da una parte in modo che non succeda niente, ok? Che è molto importante l'hard disk, ci sono tutti i dati, tutti i giochi, tutto quello che sia. Perfetto, adesso andremo a togliere queste due viti, queste si toglieranno in questo modo, eccole qui. Allora, guardate ragazzi, guardate, secondo loro il processore si tiene in trazione con questa, diciamo, vedete, ecco le viti sono queste che si regolano in automatico, quindi più giù non possono scendere, eccole qui, vedete, hanno il bordo, quindi più giù non possono scendere, con questa lamella qui, guardate, che io piego così, ma io dico no, ma... Ragazzi, ci stiamo prendendo per il culo, scusatemi se dico la parola o no. Guardate, guardate, non è d'acciaio che... Guardate, io la piego, rimane così. Vedete? La piego, fa così. Ma almeno l'Xbox, alcuni modelli precedenti, ne avevano una che era d'acciaio. Cioè, la piegavo, tornava com'era piegata. Questa invece è metallo, ragazzi. Ma cosa vuole tenere in trazione questa? Che con il calore poi... Il perno centrale è questo che si appoggia qui... Ma chi vogliamo prendere per il culo, ragazzi? Ma vi rendete conto cosa fanno? Guardate, guardate, guardate. Cioè, di metallo, un pezzo di metallo che lo pieghi come vuoi, che una volta che tu metti le viti, secondo loro tu va messo in questo modo, vedete, bascola un po', no? È a mezzaluna, perché giustamente deve tenere in trazione. Allora a sto punto, ragazzi, potevano mettere delle molle qui, come facevano sui portatili, e facevano più bella figura. Cioè, ragazzi, vedete voi... Vedete, una piastrina di metallo che la pieghi come vuoi. Questa, ragazzi, è normale che fa questo lavoro. Con il calore e con il tempo, rimane, se tu la pieghi, rimane piegata in quel modo, poi si abitua, il metallo con il calore, il caldo e freddo si dilata, si restringe, e questa alla fine perde aderenza a tenere tirato, diciamo, il dissipatore verso il processore, ragazzi. E quindi, ecco, già da qui ci facciamo due risate, ok? Con questa stronzata, scusate il termine, ma quando ci vuole ragazzi, perché io voglio sapere gli ingegneri che faccio ci hanno, cioè solo quello vorrei sapere per fare sta roba qui, un pezzo di metallo che lo piego come voglio, se lo metto dritto rimane dritto, cioè fallo d'acciaio almeno, che almeno se fosse flessibile tornerebbe sempre piegato e manterrebbe sempre in trazione, eccolo, questo deve tenere il processore. Nell'Xbox era uguale, adesso vi farò vedere, adesso la prendo e vi faccio vedere come era fatta, guardate ragazzi, Allora ragazzi, non l'ho ritrovata, ma da qualche parte sta, comunque se la ritrovo poi ve la farò vedere in un altro video, ma almeno ragazzi, oltre ad essere così, era fatta a croce, aveva un'altra parte, da questa parte era un po' più piccolina, da questa parte erano quattro, questa davvero è una soltanto, cioè sono due viti, cioè quindi ragazzi, vabbè, comunque se la ritrovo poi ve la farò vedere. Ok, adesso procediamo con, diciamo, a smontare il pannellino, ok, di metallo. Allora ragazzi, ora cosa faremo? Staccheremo la flat comunque, quindi la connessione, scusate, che è questa. Eccola qui, perfetto, meglio di staccare tutto. E adesso andremo a smontare completamente, diciamo, tutta la scheda, ok? Allora ragazzi, adesso vi farò vedere come vediamo da questo lato. Allora, io l'ho girata, vedete? Ho tolto le viti, mi sono avvantaggiato in modo che ho tolto già tutte le viti qui. L'ho girata e praticamente ai lati qui, adesso queste sono queste ragazzi, le ho tolte io come vedete, ci sono degli adesivi qui che coprono da questa parte, non so se si vede bene, eccola qui, qui ho tolto l'adesivo, l'ho riattaccato qui così mi ricordo comunque, ci ricordiamo che vanno qui con questo bisturi, ok, e ci sono altre due viti, una e due, per togliere quest'altra plastica. Ok? Quindi adesso non faremo altro che girarla sotto sopra in questo modo, molto sempre delicatamente, ok ragazzi? E togliere le due viti, ok? Ok ragazzi, allora ho tolto le due viti con il classico cacciavite, comunque sia se si rompe il perno centrale ricordatevi ragazzi di usare un Torx, questo, vedete il T8, eccolo qui, questo qui praticamente, ok? Una volta tolte le viti, facciamo in questo modo, eccoci qua, ed ecco qua
che anche questa parte si è tolta. Quindi lo so che, guardate ragazzi, vedete? Vedete qui? Che uno sembra che è pulita, però vedete ragazzi? Guardate la polvere, guardate dove si annida, vedete? E questo è anche, guardate, appiccicoso, ok? Poi lo pulirò tutto, ragazzi, quindi pulirò tutto. Però guardate ragazzi, vedete? Purtroppo la polvere va dappertutto. Quindi poi questo lo puliremo più bene, ok? Troppo, perché più è pulita, più non c'è polvere e più la play va alla grande. Eccolo qua, mettiamolo qua. Perfetto. Questa è la ventola, classica ventola che è simile, molto simile, comunque quasi uguale sembra, della PS3, comunque molto simile, fatta tipo a tromba, vedete? In questo caso, in questo modo, che raffredda praticamente il processore che è sotto, che si tiene con questa. Con questa qui, quindi ragazzi, vabbè, bisognerà togliere tutto adesso, wifi, bisognerà smontarla tutta, quindi togliere il lettore e procederemo con la... Quindi mi raccomando ragazzi, una cosa, adesso ecco, siamo arrivati a 11 minuti, farò una terza parte, se serve una quarta e serve una quinta, quindi ragazzi non vi preoccupate, vi faccio vedere al dettaglio, ok? Meglio che si può vedere al dettaglio perché poi non ci si capisce niente con dei tutorial fatti così velocemente. Quindi adesso ecco le viti. Le indicano le frecce, quindi toglieremo le viti quindi, e la smonteremo. Mi raccomando, ragazzi, soltanto se siete esperti, un pochino esperti da una certa dimestichezza, perché se è la prima volta che la smontate, ragazzi, piano piano, ok? Altrimenti, ragazzi, cioè, nel senso che dovete fare molta attenzione, almeno una certa dimestichezza, perché se poi si rompe, succede qualcosa, è un problema. Quindi mi raccomando, sempre se avete una certa dimestichezza, ad aprire le cose, cioè a riparare degli oggetti, ok, ragazzi? Faremo una terza parte, grazie a tutti, gentilissimi.